Scusi, per carità, che devi dare, che devi fare? Ma chi è quello? Facciamo che una cosa, venissero da me, no? Sono contenti, le porto, fanno loro, vanno loro a fare trattative, mettono pure i soldi però, così sono contenti. Ma... vi divertite, eh? Sì. Tutti sti ma che ci fate con tutte queste chiacchiere che fate? Caccia mercato si sa, è tutto l'anno, Presidente. È tutto l'anno, quindi, meno male che fortuna. Si deve davanti fino a fine agosto. Ma come prima l'avantevate che dice la Lazio ha iniziato il ritiro senza giocatori. Ma ne lo sai quanti ne abbiamo presi? Per esattezza 6, perché 2 l'abbiamo mandati a giocare. Munoz e lo sai, no? L'altro l'abbiamo mandato alla Juve Stabile. Quasi magari chiedono qualcosa di più. Un grande nome, ma scusa, ma lascia perdere. Scusa, ma l'anno scorso il Mobile ha fatto bene? Questo è che sì, ma scusate, il tema non è col nome, il nome non serve a niente. È come se tu c'hai una macchina che si chiama Rolls Royce e poi si ferma per strada. Che discorso? A noi ci serve la macchina per camminare, no? Scusa, o sbaglio? Ma non sarà un'utilitaria però. Cosa? Sarà un'utilitaria questa macchina per camminare o sarà una macchina più sportiva? Che, guarda, adesso ci stanno tante marche sottovalutate che nessuno non hanno il nome roboante e invece sono molto più efficienti delle altre di nome storico, no? E quindi il tema bisogna. Oggi la filosofia del calcio è un calcio completamente diverso, un calcio fisico, un calcio legato sulla prestanza, sulla capacità di corsa, è un calcio sulla determinazione, sullo spirito del gruppo, tutta una serie di fattori che concorrono a raggiungere gli obiettivi, no? Quindi parlare dei singoli è sbagliato, perché tu puoi dire, vi faccio un esempio ora, i Cosmos erano i più grandi nomi del mondo e hanno vinto 0, questo dimostra quello che vi dico io, no? Quindi per questo ha puntato su Baroni, su uno che un punto sul gruppo? Ho parlato con Baroni perché è un grande allenatore, da punto di vista tecnico, da punto di vista professionale, da punto di vista morale, soprattutto grande motivatore e capacità di creare il gruppo all'interno dello spogliatoio. Quindi la tifosi ti dice di stare tranquilli e comunque qualcosa arriverà, si sente di tranquillizzare i tifosi? Scusi, qualcosa arriverà, già ho detto alla Moresi 6, in me pare no, qualcosa arriverà, qualcosa ma scusa, mi togli una cosa, ma l'Italia è importante, mi togli una cosa, ma le altre squadre che hanno comprato? Fare l'eco, no, fare l'eco tutte le squadre del campionato che hanno comprato? Allora l'altro che se non fa, se non butta dalla finestra e gli tifosi dell'altra squadra. E chi ha comprato? Douglas Lewis. E poi? Turam. E poi? Quanto ha speso? De meno di noi. E allora che parli? Vabbè, grazie. A parte male è un filone. Scripta panent verba volant, conto di numeri, ma non c'entra manco a spendere, vedi, pure questo è sbagliato.
perché conta prendere i giocatori che siano funzionali chiaramente all'organico, all'assetto tattico, all'assetto tecnico. L'Italia ha sempre detto che non avrebbe appoggiato una maggioranza che comprendeva socialisti e verdi, e così ha fatto. Sotto il profilo istituzionale, il governo e Fratelli d'Italia continueranno il confronto con la Presidente von der Leyen nell'interesse supremo di quelle che sono le prerogative che spettano all'Italia. Ma ci può essere qualche, come dire, incomprensione, per non dire frizione, con Forza Italia a questo punto a livello nazionale? Nessuna incomprensione, perché ovviamente la nostra valutazione è una valutazione sul piano politico. Abbiamo mantenuto fede a quello che era un impegno con gli elettori. Ovviamente non vi erano le condizioni, non vi possono essere le condizioni per una maggioranza che comprende socialisti e verdi, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimi, in relazione al Green Deal, perché come voi sapete perfettamente, nella scorsa legislatura Fratelli d'Italia si è fortemente opposta ad una politica che rischia di rendere l'Europa non più competitiva rispetto agli altri continenti. Presidente, ma qualcosa non è andato con i popolari? Non è questione che qualcosa è andato o no. Legittimamente ogni famiglia politica europea realizza le alleanze che in Europa ritiene più opportune o più consone a raggiungere un obiettivo di una maggioranza. Altrettanto vero è che il gruppo dei conservatori e in particolare Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto che una maggioranza che comprendesse socialisti e verdi tradiva quello che è stato il risultato delle urne in occasione delle recenti elezioni europee, dalle quali i grandi sconfitti sono stati verdi e socialisti. È una scelta che ricorda per certi versi quella del governo Draghi, che poi ha pagato alla lunga. Potrebbe essere qualcosa di molto simile anche questo? Noi non facciamo politica perché riteniamo che si debba ricavare un'utilità marginale per il nostro partito. Riteniamo che le nostre posizioni debbano avere una coerenza con quello che prospettiamo all'elettorato. In questo caso avevamo detto nessuna maggioranza con socialisti e verdi. Rimane evidentemente pieno l'obiettivo di un nostro dialogo istituzionale con la Presidente von der Leyen nell'interesse superiore di quella che è una esigenza di rappresentare al meglio gli interessi degli italiani. Quindi l'Italia non si accontenterà comunque di un... Noi riteniamo che la seconda potenza manifatturiera d'Europa, la terza economia d'Europa, l'unico governo che in Europa ha vinto le elezioni perché gli altri li hanno perse, debba avere una considerazione da parte dell'Europa che ci spetta di diritto, perché voglio ricordare che i trattati sono quelli di Roma e non quelli di altrove.